Il racconto di Luca è essenziale. Le parole che subito mi risuonano e mi colpiscono sono in particolare i verbi delle prime righe, una sequenza secca di verbi. Uscì, vide, gli disse, soggetto a Gesù. Il primo verbo è uscire. Gesù esce, cammina lungo le strade. Il primo gesto importante, infatti, sta proprio nell'uscire, un verbo che spesso ho evocato anche oggi per dire della necessità per la Chiesa di uscire. Si parla infatti di una chiesa in uscita, di cristiani che escono perché solo andando oltre la soglia, uscendo dai propri confini, dai propri ambienti confortevoli, dalle proprie certezze, dalle proprie abitudini, possono veramente incontrare gli altri e il mondo. È la chiesa della prossimità che non ha paura del fuori, anzi è spinta dal desiderio di andare verso ciò che è fuori. Quindi uscì. Ma appena fuori, dice Luca, Gesù vide. Uscendo, la realtà ti viene incontro, la vedi direttamente con i tuoi occhi, senza mediazioni, senza falsificazioni. E la realtà appare a noi, si propone, ma naturalmente bisogna saperla vedere, quindi vide. Lo sguardo è un po' il primo ponte verso l'altro, è riconoscere la presenza dell'altro. Ma ecco che c'è il terzo verbo. Gli disse, in questa parola rivolta a Levi si compie l'incontro. Gesù si rivolge a quest'uomo, un pubblicano di nome Levi, si ferma da lui, gli parla e gli dice una parola fondamentale che forse Levi, senza esserne cosciente, forse aspettava. Gli dice: seguimi, vieni con me, voglio entrare nella tua vita, vorrei che la tua vita si intrecciasse con la mia, seguimi nel mio cammino, abbi fiducia. E Levi infatti risponde con un atto di fiducia radicale, lascia tutto, cambia prospettiva. Forse quella è l'occasione che attendeva da tempo. È un atto di fiducia in quella chiamata perché intuisce che in quella chiamata c'è un senso importante per lui. La scena poi si sposta nella casa di Levi dove è stato preparato un pranzo. Un'occasione che suggella una relazione, una confidenza, un ritrovarsi nella convivialità, il mangiare insieme è proprio il simbolo del condividere, del trovarsi in una relazione di familiarità. Ed è proprio questo che scandalizza i farisei, che appunto sono fuori e osservano. Gesù non si scompone e risponde alle loro critiche dicendo che semplicemente lui è venuto per i malati e non per i sani. E quindi è logico, è giusto, sta nella sua missione di stare con chi ha bisogno di lui, perché lui è venuto a guarire i malati. Mi sorge allora una domanda, ma chi è davvero il malato? Il malato è colui che è consapevole della propria fragilità e non teme quindi di chiedere aiuto, di riceverlo, sia che si tratti di una malattia, di una fragilità del corpo che dello spirito. Il sano, invece, potrebbe sentirsi tale perché non sa di essere malato. Non sente quindi il bisogno di essere guarito. Levi risponde subito, senza esitare alla chiamata, seguimi, lascia tutto e va, perché forse di quella parola che guarisce sentiva proprio il bisogno. Era la parola che attendeva, era una parola nata all'interno di un incontro inaspettato eppure atteso, un incontro personale, un incontro generativo che appunto dà il via a un cambiamento radicale.